Fernando, ultimamente il clima nel gruppo è così triste. Bueno, mi sembra abbastanza logico. Un nostro amico è in coma e non sappiamo se si risveglierà mai. Queste ultime due settimane siamo stati tutti separati, e ci credo. Non c'è l'umore per festeggiare, organizzare attività. Già, penso che sia proprio arrivato il momento di riunire il gruppo. Non possiamo continuare così, non fa bene a nessuno di noi. Soprattutto a persone come Lexi, Justin, estremamente legati a Sean. Intendi fare una commemorazione a Sean? Ma che dici? Non è il momento di deprimersi. Piuttosto, facciamo una delle nostre attività. Giochiamo juntos. Forse mi è venuto in mente un gioco. Ragazzi, oggi io e Fernando abbiamo pensato di organizzare un'attività. Un gioco vecchio come il mondo. Nascondino. Nascondino? Non siamo mica dei bambini. Io invece approvo. Adoro quel gioco. Sì, non sembra male tornare ai bambini. L'ennesima attività sciocca. Per una volta sono d'accordo. Ma no, ragazzi, sarà divertente. Le regole sono le classiche del nascondino, ma sarete divisi in due squadre. In una squadra ci saranno le persone che cercano, mentre nell'altra quelle che si nascondono. L'obiettivo delle persone che cercano è non far far tana a quelli che si nascondono, mentre quelli che si nascondono devono riuscire a fare tana. Oh, e una cosa importante. In caso nella squadra delle persone che si nascondono rimanesse un giocatore, quest'ultimo potrebbe fare tana libera tutti, così da assicurare la vittoria per la propria squadra. Todo claro? Tutto chiaro? Certo che è chiaro. Chi non conosce le regole del nascondino? Io volevo nascondermi, così sarei rimasta seduta tutto il tempo molto tranquilla. Io invece sono contento del ruolo che mi è stato assegnato. Sono sempre stato bravo a cercare le persone. Rosa, hai visto? Noi ci dovremo nascondere. E vai, il mio ruolo preferito! Forza, ragazzi. Iniziamo a contare. Contiamo fino a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Dove potrei nascondermi? Oh, guarda lì, c'è giusto un albero per me. Mi arrampicherò qui e starò ferma. E a un certo punto andrò a fare tana. Più semplice di così. Ragazzi, come vogliamo muoverci? Ragazzi, ma perché non lasciamo una o due persone alla tana? Così gli altri non potranno mai fare punto. Non mi sembra una cosa molto onesta. Beh, in caso è colpa di John che non si è spiegato bene. Va bene, io mi propongo per rimanere alla tana. Chi vuole stare con me? Posso starci io. Non ho voglia di muovermi sotto il sole cocente. Va bene, allora buona caccia agli altri. Aspetta un secondo. Ma quel cespuglio! Sam, ti vedo! No, cavolo! Ah! Tana per Sam! Come hai fatto a vedermi? Giuro che avrei scommesso di essere invisibile! Sam, fin da quando eri piccolo ti nascondevi dietro i cespugli. Pensi che io non ricordi? Accidenti! Ottimo lavoro, Liam! Abbiamo già fatto un punto! Devo aspettare che tutti gli altri dell'altra squadra si allontanino. Così potrò andare a fare tana per me. Direi che è il momento adatto. Mi sembra non ci siano più persone. Oddio! Chi c'è qui? Oh, ci è mancato davvero poco. Devo stare più attento. Qua dietro è impossibile che qualcuno ci becchi. No, Rosy? Infatti! Comunque oggi sei proprio bellissima. Anche tu, John! Vi ho trovati! Un punto per noi! Sì, sì, guarda che devi correre alla tana. Assegnarci come punto! In che senso? Ma io vi ho trovato, non capisco! Tana per me! Tana per me! John, abbiamo fatto punto! Fantastico, Rosy! Ma io non avevo capito, non mi ricordo mica le regole di nascondino. Comunque, Britney, non so proprio come dirtelo, ma... mi scappa. Sì, proprio in questo momento! Sì, proprio in questo momento. Posso assentarmi un attimo per... insomma. Va bene, ma così alla tana sono solo una. E qualcuno potrebbe fare punto. Pazienza, ci metto un secondo. Stare qui ed aspettare che si liberi il passaggio non è una buona idea.
ci serve un piano. Potremmo correre tutte e due verso l'albero per confondere l'altra squadra. Che piano stupido. Piuttosto, tu potresti farmi da esca. Ho in mente un'idea. Oh, va bene. Ehi, Britney! Ehi là! Britney! Ehi, ma sono che qui! Sto facendo? Britney è impazzita! Tana per Kylie! Tana per me! Comunque il vostro piano non è stato molto intelligente. Sì, Katie ha fatto punto, ma abbiamo fatto punto anche noi. A me bastava fare Tana. Ma che succede qui? Jay, qui succede che se ci fossi stato, non avrebbero fatto punto. Oh, Katie, complimenti, eh? Nah, Justin, adoro questo gioco. Ci giocavo sempre da piccola. Mi riporta ai bei tempi. È vero, quanto era divertente. Sono contento di giocarci. E poi la giornata di oggi è perfetta per giocare a nascondino. Oh, guarda! Guarda che bella questa margherita. Io adoro i fiori. Anch'io adoro i fiori. Sento la voce di Jade. E di Justin. Eccoli là. Oh no, Jade! Ma quella è Lexi! Tana per Justin e Jade. Bravissima, Lexi! Batti 5. Oh no! Caspita. Due falliti. Tu non sei da meno, visto che ha preso anche te. Ken, tu hai trovato qualcuno? No, purtroppo. Si sono nascosti davvero bene. Ragazzi, ho trovato qualcuno, forse. È Luke. No! No! Tana per Luke. Da quando in qua corri così veloce? A questo punto, ragazzi, possiamo dire che noi siamo in vantaggio. Però vi manca un giocatore, Jennifer, che potrebbe fare Tana libera tutti e salvare la vostra squadra. No, Jennifer non ce la farà mai. Con quei tacchi, come può correre più veloce di noi? Beh, andiamola a cercare allora. Così ci assicuriamo la vittoria. Credo che sia arrivato il momento di andare a fare Tana. Aspetta un secondo. Sbaglio? Oh, quello è un serpente! Oh mio Dio! Non posso scendere con quel coso là sotto! Oh mio Dio, e se salisse sull'albero? Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Qualcuno mi sente? Ma questa è Jennifer. Perché sta gridando aiuto? Ci vorrà ingannare. Jenny, perché stai urlando? Vado a fare Tana. No, Nicky, aspetta! Guarda cosa c'è là sotto! Un serpente! Ti prego, aiutami! Oh mio Dio! Ma quel serpente è gigantesco! Mi fa paurissima! Nicky, renditi utile! Ti prego! Cosa posso fare? Oh, un bastone! Prendi questo! Oh my gloss! Ha funzionato! È andato via! Nicky, posso scendere? Sì, penso di sì. Deve essersi allontanato. No, oh, per fortuna! Oh! Ecco Jennifer. Nicky, ma che fai? Vai a fare Tana, forza! Aia! Tana libera tutti! Bravissima Jennifer! Chi l'avrebbe mai detto? Jennifer che fa Tana libera tutti! E quindi mi sono trovata in balia di un serpente. Era enorme. Che strano, un serpente in questa zona. Beh, però poi sono riuscita a salvarmi. Ti dimentichi di specificare che senza di me saresti ancora sull'albero. Sono stata io con un bastone che l'ho cacciato. Un grazie sarebbe carino. Grazie, Nicky. Grazie. Comunque, ragazzi, devo ringraziarvi. Oggi ho un po' staccato la mente. In questi giorni sono distrutta. Non faccio che pensare a Sean e non trovo le forze di fare nulla. Lexi, ti capisco. Tutti noi qua nel gruppo teniamo a Sean. Infatti, non dico di non essermi divertita oggi, ma si vede che manca qualcuno. Non avrei mai pensato di dirlo, ma mi manca Sean. Io comunque penso che sia importante mantenere i rapporti. In queste due settimane non ci siamo visti. Ma non credo che Sean voglia questo. L'unione fa la forza. Dobbiamo sostenerci a vicenda, aiutarci. Separarci fa solo ancora più male. Sono d'accordo. Infatti, ragazzi, io sono sicuro che Sean ce la farà.
Sì! Ce la farà! Credo in Sean. E quando tornerà giocheremo a nascondino insieme. Ah, Justin, è stata proprio una bella giornata. Infatti, ci voleva. Quanto voglio bene al gruppo. Justin, che cos'è quella lettera lì per terra? Non lo so. Controlliamo subito. Ma che diavolo? Ehi, Lexi, tutto ok? Che cos'è quel pezzo di carta? Adesso sei mia, Lexi. Lexi, chi è l'autore di questo biglietto? Justin, non ne ho idea. Ma mi fa davvero molta paura. Prima Sean, travolto in un incidente, il fatto che i suoi freni fossero malmessi. E adesso questo biglietto. Sembra che qualcuno ce l'abbia con noi. Oddio, Lexi. Ma chi può essere? Dobbiamo andare alla polizia. Io non mi sento tranquillo in questo momento. Infatti, andiamo.